Ci siamo? Siamo di fronte a queste due belle zizzone di battipaglia. Cosa sono? Beh, non pensate male, sono due buoni pezzi di mozzarella, devo dire consistenti e insomma riempiono il piatto. Siamo qua anche con... E non solo quello, beh certo, qua ne abbiamo quattro in incognita. Parliamo con l'esperto di questo prodotto tipico campano, quindi mozzarellona di bufala, e vediamo un attimino cosa c'ha da dirci a livello di caratteristiche organolettiche di questo splendido e buonissimo soprattutto prodotto. Non gli escono le parole, professore? Si rischia di rimanere senza parole di fronte a tanta opulenza. No. Abbiamo anche il coro dell'Antoniano qua dietro. No, vabbè, nel senso, vediamo un grande richiamo, no? Il richiamo c'è. Professore, no, le volevo ricordare che noi siamo curiosi. Va bene. Siamo curiosi di sapere. È Jack London, sì. Parliamo invece di queste belle geccolone, perché sono proprio belle, piene, sostanziose. Vogliamo sapere un attimino veramente le caratteristiche organolettiche di questo prodotto. Sono di aspetto bianco, pesano un chilo all'una, e sono fatte dentro di mozzarella, invece fuori è mozzarella. E poi ci si può mettere anche questa cosa, il pomodoro, che come la citazione prima era e tu oliva aziz, in questo caso con la pomarola in coppa, perché fa la sua figura. Vabbè, insomma, abbiamo capito naturalmente di che cosa è fatta questa mozzarella, semmai posso integrare io le sue con la parola. Madonna. Allora, è una mozzarella di bufala. Sì. È pesante, pesa parecchio, quindi possiamo offrirla veramente a parecchi commensali. Un chiletto l'una. Così. Io devo dire che il professore è molto preciso, perché sembra che ha la bilancia incorporata nelle mani. Se le servono i miei servigi, io mi offro per valutare il peso in maniera accuratissima. Teniamo in considerazione l'offerta. Va bene. Scusate, posso dare un morso? Prego, io ho già strappato il capezzolo bianche, destro. No, ma quella è. Poi non passa coppa la tizia, chi su cazzo che non zerizza senza te. Alliscio ma su bebè. Devo dire che stasera abbiamo veramente degli ospiti molto particolari, perché noi volevamo fare una puntata un pochettino più tecnica, invece siamo qui, stiamo cantando, insomma. I tecnicismi. Beh, lasciamoli magari. Sì, è vero. Meglio. Va bene, allora salutiamo il maestro, salutiamo le mozzarelle che adesso verranno offerte gentilmente a tutti questi stranieri che ci sono in questo locale abbastanza particolare, anche perché saranno sicuramente graditissime e sicuramente sfameranno i palati di tante persone, perché sono veramente abbondanti. Abbondare è meglio che? Deficere. Perfetto, ciao. Deficere. E tu? Io deficere. Deficere. Ciao. Io no.